Io sono padre Leonardo Trigiani, nato a Ischitella, Foggia, il 28 dicembre 1935. Da 33 anni sono cappellano in casa sollievo della sofferenza. Prima però ero missionario nel Chad. Com'è nata la mia vocazione missionaria? A fine anni 60, secolo scorso, ero di residenza a Campobasso nel convento Sacro Cuore, sede dello studio di teologia. Ero direttore dello studio teologico ed anche economo della casa. Come economo avevo parecchi pensieri perché la comunità era numerosa, eravamo una settantina di frati. Allora i frati c'erano ancora. Oltre agli studenti di teologia, i 4 anni di teologia, c'era tutto il corpo insegnante e alcuni frati anziani per le confessioni e la direzione spirituale ai giovani studenti. Ad un certo punto mi sorge il desiderio di partire missionario, però non sapevo cosa fare. Continuare a svolgere il lavoro che mi era stato affidato, oppure inoltrare la domanda di partenza per le missioni. Non sapendo cosa fare, ebbi l'idea di rivolgermi a Padre Pio. E a metà settembre 1968 io venni a San Giovanni Rotondo, incontrai Padre Pio una settimana prima che morisse, tra l'altro. Lui era sulla veranda, seduto sulla poltrona di vimini, con la corona del rosario tra le mani, come al solito. Gli esposi il problema e lui mi guardò con i suoi grandi occhi imperlati di lacrime e mi disse: «Anch'io, quando ero giovane, volevo partire missionario. La salute non me l'ha consentito. Va, io ti accompagno con la preghiera». E cominciarono i preparativi. Tra l'altro, stette anche un mese in Francia, a Belley, vicino Lione, ospite dei Fratelli della Santa Famiglia, un istituto religioso fondato dal servo di Dio Gabriele Taboren. Fratelli della Santa Famiglia, un po' come i fratelli delle scuole cristiane. Il loro compito, la loro missione è la scuola. Finalmente, quando tutto fu pronto, il 24 aprile 1969 partii per l'Africa, un viaggio tutto in aereo, Foggia-Roma, Roma-Nizza, Nizza-Douala, Camerun. All'epoca il Ginolisa non c'era, però il campo di aviazione militare serviva anche per alcuni voli civili ed io lì presi il piccolo aereo che mi portò a Roma, poi Roma-Nizza, Nizza-Douala, Camerun. Quando scesi dall'aereo a Douala, nel Camerun, che impressione strana, un caldo umido che cominciò subito a farmi sciogliere in sudore, ma rivoli di sudore proprio. Ma perché a Douala? Perché a Douala arrivava la nave con la quale avevamo spedito e l'autovettura, ed anche alcune casse di medicinali, di cibarie, di vestiti per gli africani. E a Douala trovai Fra Celestino che era venuto a prelevarmi. Ci vollero 5 giorni per sdoganare l'auto e le casse. Dopo 5 giorni di permanenza a Douala, cominciamo un po' a prendere la via per il Chad. Due macchine, lui il camion ed io una Peugeot 404 a camioncino. Ovviamente prima di partire, su suggerimento di Fra Celestino, facemmo la provvista di benzina. Su ogni macchina c'era un fusto di 200 litri di benzina. E lui, Fra Celestino, aveva programmato il viaggio in maniera tale che a sera si arrivava sempre in una stazione missionaria. Ovviamente la prima cosa la doccia, la cena, il riposo e al mattino, dopo la celebrazione della messa, si riprendeva il viaggio.
Arrivai a Bai Bukum, la prima stazione missionaria dei frati di Foggia, venendo dal Camerun. Arrivai a Bai Bukum il 5 a sera, maggio 1969. Lì incontrai padre Terenzio, padre Attilio, padre Graziano e fra Celestino che era con me. È stato il primo approccio con la missione a Bai Bukum. Il problema grosso lì, chiunque arriva, è la lingua indigena, il dialetto Gambai che usa la gente in mezzo alla quale noi stiamo. Tanto difficile questa lingua che, per quello che io sappia, pochi sono riusciti ad apprenderla e a parlarla pure. Io, per non dimenticare proprio tutto di questa lingua, ogni tanto ripeto il segno della croce e l'Ave Maria. Potrei dirlo anche ora. Il segno della croce. Bom sei tengoni tendil kingementa, mem to dosi di Beia. Padre mio, con te il figlio tuo, con te colui dal cuore bianco, lo Spirito Santo. Nostra fiducia riposare su di voi. È bello. E poi c'è l'Ave Maria. Tra l'altro bisognava apprenderle tramite il francese, perché il francese è la lingua ufficiale. L'Ave Maria, l'Apia Marin con Kei Leala, Mbai si sei, Orduaide undade ni Marigelai dongoni Gesù di to, Nemba Jeg Marin je quinci rasige, Ulare undole si je ince caia je, Basini asar bandoio sito Beia. Beia, amen, così sia. Appena arrivato, stetti alcune settimane a Bai Bukum, poi il padre superiore regolare, padre Claudio Ruggero, anche lui in paradiso, mi fece andare a Bam per uno stage, imparare un po' usi e costumi in mezzo alla, della gente in mezzo alla quale dovevo lavorare e anche un po' gli approcci con la lingua. Dopo alcuni mesi di questo stage, sempre il padre superiore regolare, padre Claudio, mi assegnò come luogo di residenza Gorè, sottoprefettura. Lì c'era padre Narciso e padre Antonio Gambale, venuto meno ultimamente. Qual era il mio compito lì a Bai Bukum? Era parroco di 23 villaggi, disseminati nella vasta e infuocata Savana. Il più distante era 115 chilometri. Durante la stagione delle piogge era impossibile muoversi e quindi si stava tappati in casa, nella casa centrale. E lì il problema era come deve passare oggi, come devo impiegare il tempo. E mi dedicavo a lavori manuali, mi facevo qualche tavolinetto pieghevole, qualche sedia pieghevole. Perché lì o fai da te o non arriva nessuno. Tra l'altro, mensilmente mi smontavo tutto il carburatore della macchina, perché sabbia polverizzata al massimo, benzina grassa. Se la macchina non era in ordine, ti lasciavi in mezzo al deserto, in mezzo alla foresta, e che facevi? Allora avevo imparato, a spese mie, smontando mensilmente il carburatore, ripulendolo, gicleri, giclerini. La prima volta ero quasi certo, chissà quanti pezzi sarebbero avanzati. Invece, per fortuna, andò tutto bene. Misi la chiave nella toppa, partì subito. Meno male, ho imparato un'altra cosa. Durante la stagione, invece, secca, quasi 6 mesi, allora 4-5 giorni alla settimana andavo fuori in giro per questi villaggi, per visitare le comunità cristiane, i catecumeni e anche per eventualmente battezzare. Dove passavo la notte? O in qualche pagliaio, senza porte e senza finestre, o in qualche cappella, pagliaio più grande, senza porte e senza finestre, là dove gli animali tutti sono di casa. Però ringraziando Dio è mai successo niente. E
il villaggio più importante era Yamato e c'era un catechista, Clemente, che non so perché mi richiamava sempre San Pietro, un tipo istintivo, generoso, credente. E lui intonava i canti, però come interprete, io predicavo in francese, c'era il catechista caposettore che mi traduceva. La bellezza o la cosa strana è che quando traducevano non avevano mai problemi, mai qualcuno mi ha chiesto, non ho capito bene, padre, ripeto, no. E allora lo Spirito Santo, sapeva lui quello che traducevano la gente. Un giorno qua, un giorno là, dopo 4-5 giorni di permanenza in questi diversi villaggi, rientravo alla casa centrale a Gorée. Partivo come un Valentino vestito di bianco, portiamo l'abito bianco perché rifrange un po' i raggi solari, e tornavo che era una maschera, sudore e polvere. Una volta ricevetti un complimento da un giovane che frequentava la missione, mi fece piacere un po' come tutti i complimenti. Mi disse: padre, quando voi tornate dalla Brousse, dal deserto, avete sempre il volto sorridente, perché? Vagliela spiegare. Quello che si fa per il Signore comporta sempre una mercede, perché Dio è generoso, minimo ti dà un po' di serenità. Dunque, io sono stato missionario 3 anni nel Chad, poi motivi di salute soprattutto mi costrinsero a rientrare e dopo qualche mese di permanenza in Italia ebbi una pancardite. In genere si muore. Evidentemente non era ancora maturo per sopra, oppure Padre Pio mi aveva riservato per il suo ospedale. Gli episodi, certo, capitavano, ricordarne qualcuno però non si può dimenticare. Aveva appena cominciato a celebrare la Santa Messa di Pasqua in questo villaggio principale del mio settore, Yamato. Appena fatto il segno della croce, mi parse di sentire a distanza dei canti. Ho chiesto, padre, non sappiamo? Allora mi sono fermato, fino a quando una trentina di cristiani e catecumeni arrivata avevano percorso circa 50 chilometri a piedi per venire alla messa di Pasqua, trascorrendo la notte là dove li aveva sorpresi il tramonto. A piedi, quando qui con la chiesa a 2 metri non si ha tempo. Tanto che mi sentii in obbligo verso quella comunità e dissi: beh, Pasqua la celebro qua, Natale verrò da voi a celebrarla, questa festa. Ma c'è un episodio che resterà indelebile nella mia anima. Riguarda una martire, Jacqueline di Yamato. Ero arrivato a Yamato la mattina del 5, no, 8 gennaio 1972. Appena arrivato, il catechista mi disse: padre, qui ci sono dei catecumeni che vogliono ricevere il battesimo. Beh, ho detto, prima gli esami, esamino, non è che fossero domande di alta teologia. Se non che in quella circostanza 6 o 7 catecumeni non superarono l'esame. Ed io ho detto, beh, sarà la prossima volta. Tra questi che non hanno superato l'esame c'era una certa Jacqueline di Yamato. Era presente anche il marito, il quale non voleva che la moglie ricevesse il battesimo perché pensava che lo tradisse. Io in genere, quando dovevo amministrare il battesimo, chiedevo sempre il parere ai rispettivi mariti. Quella volta, non avendo superato l'esame, non ho creduto necessario interpellare il marito. E al momento della separazione disse a quella comunità cristiana: domani mattina, prima di ripartire, celebrerò qui un'altra Santa Messa. Il marito ha capito che avrei amministrato altri battesimi e allora cercava disperatamente la moglie per ucciderla. La moglie, avendo visto sul volto del marito qualche atteggiamento
di odio, di vendetta, atteggiamento malcelato, per riposare tranquilla, chiese al capo villaggio di dormire in una delle sue case pagliai. Al mattino alle 6 disse al catechista: suoni la campana. Campana era un vecchio cerchione di macchina con un pezzo di ferro che si batteva e fungeva da campana. Jacqueline ha capito che c'era la messa, uscì dalla casa del capovillaggio e veniva alla cappella. Il marito la cercava, l'ha incontrata al centro del villaggio e le ha inferto il primo colpo di coltello sul collo. Di corsa qualcuno venne ad avvisarmi ed io di corsa mi precipitai verso il luogo. Arrivai fino a 3-4 metri dalla poveretta distesa per terra in una pozza di sangue. Però immediatamente dall'altra parte, stessa distanza, si alza anche il marito seduto sotto un albero con ancora i coltelli sporchi di sangue tra le mani. Dite al padre che si allontani, perché se si avvicina ancora di più uccido anche lui. E tornai indietro, rifeci il tentativo, stesso risultato. A quel punto ho detto: beh, adesso non mi resta altro che precipitarmi a Gorè, avvertire la gendarmeria perché almeno si possa salvare Jacqueline. Quando poi tornai un mese dopo, mi raccontarono che Jacqueline non faceva che dire: chiamatemi il padre, non voglio morire senza battesimo. E le dissero che il padre, dopo due tentativi inutili, se n'era andato. Chiamatemi il catechista, Clemente. Il catechista a distanza aveva seguito tutto. Siccome ad un certo punto il marito vide che arrivava un parente della moglie, pensò che venisse per vendicarla. Allora si arrese e fu imprigionato. Mi dissero ancora che quando Clemente arrivò, chiese: Jacqueline, vuoi ricevere il battesimo? Certo, però prima ho qualcosa da dirvi. Mettetemi a sedere. Io non c'ero, me l'hanno raccontato, l'hanno messa a sedere, ma non so come il capo stesse ancora attaccato al collo perché era staccato. Comunque riuscì a parlare e disse: statemi a sentire, tutte le accuse di mio marito contro di me sono false. Io già gli ho perdonato. Ora non posso giustificarmi dinanzi a lui, però quando anche lui arriverà dinanzi a Dio, allora mi giustificherò anche io dinanzi a lui. Ho ancora qualcosa da dirvi. Nella mia casa stanno tre fasce di paglia per il tetto della cappella. Già li ho dati tre. Altri tre sono nella casa mia. Che non li prendano i parenti. Anche quei tre fasci di paglia sono per il tetto della cappella. Finito questo, Clemente, puoi battezzarmi. Clemente la battezzò ed ebbe giusto il tempo di dire: Merci Clement, grazie Clemente. Reclinato il capo, spirò. Santa Jacqueline, una martire, martire col battesimo di sangue, perché c'è il battesimo di acqua, quello che noi abbiamo ricevuto, c'è il battesimo di desiderio, quando uno desidera essere battezzato e non c'è nessuno che battezzi, il desiderio di essere battezzato serve a salvare quell'anima, e c'è il battesimo di sangue subito da Jacqueline, la ricordo spesso nelle preghiere e naturalmente ha lasciato a me un grande insegnamento, la fedeltà a Dio a qualunque costo, anche a costo della vita. Praticamente lei ha imitato Gesù, il quale ci ha amato sino alla fine, sino all'ultimo respiro, sino all'ultima goccia di sangue. Sono rientrato in Italia il 14 marzo 1972, ripeto, un po' per motivi di famiglia che mio padre stava molto male, un po' per motivi di salute mia, e venni in Italia, come già ho accennato prima, dopo qualche mese pancardite, 3 mesi di ricovero, 2 mesi qui a Casa Sollievo e uno al San Camillo a Roma. Qualche rimpianto. Beh, il mal d'Africa, se ne parla spesso del mal d'Africa, è un po' come il mal di mamma. Solo la mamma sa quanto costano i figli e solo il missionario sa quanto costa stare lontano
dai propri cari, dalla propria terra, dal proprio lavoro, star lontano da tutti in una terra che lui mai avrebbe immaginato di calpestarne il suolo. Non nascondo che a volte sono tentato di ritornarci, però gli anni passano e pesano, la gioventù passa e non torna più.